Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi realizzeremo dei DIY per Halloween e quindi vediamo un po' come decorare la nostra cameretta con tre idee particolari. Questo video è in collaborazione con due creative bravissime con le quali sono stata felicissima di collaborare. Sto parlando del canale di Giada, Fair Fashion Art, e di Giusy del canale Giubi Creazioni. Anche loro hanno realizzato un DIY per Halloween e quindi mi raccomando, passate dal loro canale e vedete questi video perché sono sicura che saranno bellissimi. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi per non perdere tutti quanti i miei video e tutorial che faccio sul mio canale. Io vi lascio il tutorial e ci vediamo dopo. Un bacio! Per realizzare il primo DIY non ci servirà altro che un rovero di carta, quello per la carta igienica per intenderci, dello scotch biadesivo, un pennarello indelebile bianco, un altro pennarello indelebile nero, del cartoncino nero, una matita, una forbice. Quindi prendo le misure del nostro rotolo di carta igienica e taglio il cartoncino della lunghezza appunto che ci interessa. E procedo poi ad attaccare dello scotch biadesivo sul rotolo e ad attaccare semplicemente il cartoncino ritagliato al rotolo. Una volta fatto questo, pieghiamo nella parte superiore e nella parte inferiore il nostro rotolo in modo da chiuderlo e poi dopo prendiamo il nostro cartoncino nero, lo pieghiamo in due in modo da avere un disegno, però in realtà poi quando li tagliamo ne avremo due. Disegniamo le nostre ali come più ci piace e anche regolandoci con la dimensione adatta per il rotolo e ritagliamo le ali così ottenute. Una volta fatto questo, attacchiamo lo scotch biadesivo il centro delle ali nella parte di dietro del nostro rotolo. Disegniamo poi gli occhi con l'uniposca bianco e ci disegniamo anche dentro le pupille di colore nero. Una volta terminato, non facciamo altro che aprire la parte superiore, mettere i nostri Smarties o qualsiasi altro dolcetto che vogliamo mettere piccolino e il nostro portacaramelle sarà pronto. Per il nostro secondo DIY andremo a realizzare un centrotavola con delle candele finte, un po' diciamo mostruose. Quindi ci servirà anche in questo caso dei rotoli di carta igienica, meglio ancora se sono dei rotoli di tovaglioli. E poi ci servirà un cartoncino di colore arancione, una matita, una forbice e del colore acrilico nero per colorare e ovviamente anche un pennello per colorare. Poi ci serviranno anche delle candele, un po' di cartoncino nero e della colla a caldo. Iniziamo subito a dipingere i nostri rotoli che taglieremo nella misura che più ci piace, di colore nero, e appunto con un po' di tempera andiamo a ricoprire tutta quanta la superficie. Mi raccomando, se ci regoliamo che magari è leggera e magari il colore non ci piace, diamo più passaggi di colore. Nel frattempo che si asciugano poi i rotoli andiamo a disegnare sul nostro cartoncino. Mi raccomando, mettetele dalla parte del rovescio in modo che non rimangano i segni della matita sulla parte poi della dritta. Quindi andiamo a disegnare con la nostra matita una faccia fatta appunto con degli occhi e una bocca magari un po' spaventosi. Prendiamo il nostro cartoncino, il nostro pezzo di cartoncino nero. Andiamo a segnarci la circonferenza e a ritagliare appunto questi cerchi. Mi raccomando, tagliamoli un pochino più piccoli rispetto alla circonferenza del nostro rotolo, in quanto poi queste circonferenze, questi dischetti, andranno inseriti con la colla a caldo all'interno del rotolo. Quindi devono essere appunto un pochino più piccolini e li andiamo ad inserire con degli altri pezzettini di carta in modo appunto che reggano. Incolliamo anche la nostra faccia spaventosa, vedete l'attacco della parte dell'arancio, e poi una volta fatto questo andiamo a colorare anche dentro il nostro rotolo di nero, la parte dove era rimasto bianco, e poi facciamo molta attenzione e colliamo in modo come se fosse una cera che sta cadendo giù la nostra colla a caldo e lasciamo asciugare. E inseriamo poi le nostre candele e abbiamo terminato così il nostro DIY.
Il terzo DIY è molto semplice da realizzare e ci serviranno solamente due pezzi di feltro, uno di colore verde e l'altro di colore arancione, dell'ovatta, un po' di cartoncino nero, una matita e un paio di forbici e ovviamente la nostra colla a caldo. Allora andiamo a prendere il nostro foglio di feltro arancione e andiamo a disegnare una zucca. Ne ritagliamo due. Fatto questo poi andiamo a ritagliare un pezzettino di feltro verde e lo attacchiamo al centro appunto per fare il gambo della nostra zucca. Andiamo a incollare i lati man mano solamente per una parte e in questo momento andiamo ad inserire poi un gancetto se vogliamo attaccare questa piccola zucca da qualche parte. Quindi mettiamo un po' di filo nella parte anteriore. Iniziamo poi a inserire l'ovatta, quindi per dargli un pochino di morbidezza e di insomma spessore, e poi sistemiamo l'ovatta e richiudiamo il tutto sempre con la colla a caldo. Prendiamo il nostro cartoncino, andiamo a disegnarci sopra due triangoli, anzi tre, due per gli occhi più grandi e un altro per il naso, e poi andiamo anche a disegnare una bocca. Ritagliamo il tutto e lo incolliamo sulla nostra zucca. Ed ecco anche pronto il nostro terzo DIY. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando se è così lasciatemi tanti mi piace, vi ricordo di andare a vedere anche i video di Giada e di Giusy, io le saluto ancora e le ringrazio, vi mando un grosso bacio e ci vediamo sempre al prossimo video, ciao!